Ehi, ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Pokémon versione nera Randomizer Nuzlocke. All'inizio video ho fatto evolvere Diglett, che però è diventato un orsi. Non ci posso fare nulla. Magari nel prossimo episodio si recupera. Ho allenato leggermente la squadra, devo dire che è migliorata. L'obiettivo di oggi è raggiungere Mistralopoli, dove ci attende un'altra medaglia, o almeno credo. Si sa che in Pokémon le città che terminano con Opoli hanno una palestra. Non lo sapevo. Oh, siamo a Montevite. Qui c'è una nuova cattura. Attenzione ai Pokémon selvatici. Però c'è Combro che vuole sfidare. Però insomma è stata una lotta piuttosto facile, dai. Ma a parte che è Nardo, ma non si è fatto nulla? Cioè, gambe d'acciaio, c'hai. Abbiamo Surf! Oh yeah. Ah, però io ho... L'unico Pokémon che può imparare... L'unico, mi pare che sia l'unico, è... Il mio Corsola. Come on, let's go. Entriamo dentro sto Monte Vite. Non ho repellenti, però cattura. Porca di quella miseria. Ma potrò fare due passi senza incontrarvi? Ma si incontrano i Pokémon. Ne incontro uno ogni tre passi. Ah, eccolo, eccolo. Se può evolvere è materiale. Se no la salto a quel paese. Cioè non è, fa niente, eh. Quanto è bello Machoke che fa la posa di Ziz. Ah, c'era pure Houndoom. Certo, il cane di Satana. Ziz in Incada che può scindersi in due Pokémon. E quei Jingling no però. C'era anche Moltres. Perché mai dovrei volere un Jingling? Ah, ma allora c'era il team Katzenberg qua. Io sono per il metodo Pallenberg. Accidenti, che forza. È una forza che vuoi il allenatore, ottenete sfruttando i Pokémon. Facciamo a mani nude, vecchio mio. Vieni qua, a mani nude. A mani nude. Ah, hanno trovato quello che serviva, adesso se ne vanno. Sì, scappate, animali. Chi è? Asparago, sì, asparagi. Conosci la torre Dragospira? No, in effetti. Però se ci andiamo posso catturare un altro Pokémon. Alla torre Dragospira ci andremo quando sarà necessario. Oh, guarda che bella città, ci sono le pozzanghere, ci sono i Pokémon soprattutto. Ma la cattura nuova posso fare qui? Una città dove piove sempre, dovrei andarci a vivere perché mi piacciono le città piovose. Qua c'è la palestra, amici miei, facciamoci subito la palestra, non perdiamo tempo allora. Era ghiaccio, non me la ricordavo. Ah, quello lì! Quel tizio tutto con la toga blu, azzurra, com'era? Ho l'acqua fresca, cioè noi entriamo neanche, ciao. Acqua fresca, tieni, grazie. È importante bere l'acqua. Amico mio, so che il ghiaccio si può sciogliere con la lotta, cioè si può rompere con la tipo lotta, col cavolo che mi cieca, ho già sbagliato. Qui è tutta quanta questione di typing che hanno gli avversari, perché è un randomizer Nuzlocke. Bene, cambiamo forma qua, e dove ci porta? Oh, qui. Nelle fauci dell'altra Combat Girl, ma certo. Lotta facile, però mi ha paralizzato. Il mio paralizzato. Senza una tavola da snowboard. Ehi, un paio di sci. Non dico per forza una tavola, ma un paio di sci almeno. Ok, a questo punto. A questo punto vado qui. Sì, facciamo così. E dritto per dritto, qui. Poi da qui, storto per storto, qua, oh. Let's go, si vola! Ok, qui la vedo dura. Vediamo un po', dunque. Ok, si va qui. E poi dobbiamo andare qui. Ah, certo, però a faccia l'affronta tutti, è un po' una seccatura, eh. Eccolo qui che si fa un altro giretto. Poi se ne va qui. Eccolo qua. Rotolando arriviamo dal capo palestra. Vi dico la verità, questo credo sia il capo palestra più dimenticabile di tutti. Se mi chiedono i capi palestra della quinta gen, i primi che mi vengono in mente sono Camellia e Anemone. E non perché sono donne, sia chiaro. Lui credo sia più dimenticabile, però la palestra, la meccanica è abbastanza carina, devo ammetterlo. Vedo nei tuoi occhi la determinazione a sfidare il capo palestra. Forza vai, però senza fronzoli, anche lui mi piace. Jill, sì, quello che è. Com'è che si chiama lui in realtà? Sì, il nome anche qui rimane uguale, va bene. È giusto. Tanto, al limite c'è la wiki. Ma è uno Zigzagoon, un bel procione, che bello Zigzagoon.
È uno dei miei preferiti di terza gen. Davvero bello. Peccato che poi si evolve in Lainun. Ma che vuoi dire? Però a Galar abbiamo Zigzagoon di Galar, che è molto più bello. E vabbè, Zigzagoon di Galar è fantastico, dai. Che Magmar. Oh ragazzi, ma questo qui ha Pokémon piuttosto easy peasy, eh. Se non attaccano poi è ancora più facile. Zigzagoon ha tentennato con cascata e poi Ragartigli l'ha finito. Vediamo lui che fa. Danno normale da tipo drago. Andiamo con cascata tanto per sondare un po'. La coda acciaio contro un tipo acqua non è molto efficace a quanto pare. Wow, anche loro due attacchi, via. Guarda, leverei Cosmoforza. Però Cosmoforza se setto diventa una belva. Meglio di no, meglio di no. Può far addormentare canto antico, ma no. Ah, dai, no, un drago, quello a due teste. Ah no, quello è Svilus, vabbè. Cascata anche a te, Dino. Sì, perché è come i tedeschi, Heinz, Weit, Try, quindi sì. Dino è uno, Svilus è due, Hydreigon è tre. Infatti ha due teste, due bocche più che teste. Sono confuso, ma il mio spirito è forte. Mi guiderà verso il colpo decisivo contro il nemico, che non è decisivo perché si è ricaricato, ma tant'è. Colpisci, mio drago! Noi non ci siamo capiti, Dragonite. Io sono un domadraghi, hai capito? Tu devi obbedire al mio comando. Ti guido telepaticamente verso la vittoria. Sì, funziona! La telepatia col drago e col suo domadraghi funziona. È fuoco bomba, sono tipo acqua. Niente mi fai. Il niente mi fai, infatti. Dai che non sei più confuso. No, non devi essere confuso, amico mio. È verso la vittoria. Altro che Xavier con i suoi X-Men. Qua c'è Andralink con i suoi draghi. Yeah. Tra te e la tua squadra c'è un affidamento eccezionale. È un'amicizia stupenda. Lo so, lo so. Allenatore dal cuore impavido. Tieni, questa è per te. La medaglia neve sciolta. Baron ghiacciolo sciolto quello. Scusami se non te lo dico, ma quello che sembra. Come la chiami tu questa medaglia? Stalattite, no. Ah, Silvestro, ecco come ti chiamavi. Mi dai anche alito gelido. Beh, un po' di fiatello dopo che mangi le cipolle ce l'hai, eh. Tutto qui? Va bene. Io allora prendo lo scivolo gigante. 3, 2, 1, let's go! Ploffete. Beh, guardalo, che stile che c'hai. Mamma mia. Che stile. I miei amichetti, che non volevo vedere proprio. Ah, qui c'è il fan club, quindi. Ah, ok. Va bene, ci andrò a vedere un'occhiata per conto mio. Oh. Bravo, capo palestra di Mistralopoli. Sei degno della tua fama, come hai fatto a scovarci? Noi che siamo ombre, noi il trio oscuro. Volevamo riferirla solo a Link, ma pazienza. Geki sa un messaggio per te. Vieni alla torre, drago spira. Nenni ti aspetta lì, così ha detto. Beh, ma le voci al diavolo. La torre drago spira, che significa? Spiegatevi! Niente. Voi due, se siete qui per una lotta, allora sa che dovete aspettare. Ora dobbiamo andare alla torre drago spira. Beh, io... Bell... Andiamo a farci un picnic, a parte con sta pioggia. Segui la corrente, segui le vibe positive allora, brava. Proveremo a catturare la leggenda che risiede alla torre Dragospira? Chi lo sa? In effetti in Pokémon dopo che ottieni la settima medaglia c'è il breakdown della storia e fai un po' di breakdown e catturi il leggendario in genere. Vedremo come andrà qui. Sicuramente andrà uguale. Non ricordo, solo due volte l'ho giocato per davvero, una in giapponese e una quando uscì in italiano. Ad ogni modo vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Pokémon Randomizer Nuzlocke versione nera. In descrizione il link per Instagram e Telegram e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye.